Buonasera a tutti gli oritani, io mi presento per chi non mi conoscesse, sono Gianluca Bozzetti di Brindisi, ho 31 anni, sono come gli altri magnifici 4, insieme a me magnifici 5, candidato al Consiglio regionale, per la provincia di Brindisi. Io ricollegandomi un po' a quello anche che ha detto Simona, voglio dire che noi insomma, siamo cittadini, siamo e rimarremo cittadini e come cittadini vogliamo esprimere tutto il nostro dissenso e la nostra rabbia contro chi ad oggi ancora ci governa e ci ha governato. Noi, come molti ci dicono, siamo protesta, ma siamo anche proposta. E quindi per questo io oggi voglio anche parlarvi di quello che è il nostro programma elettorale, perché sì, siamo protesta e siamo giustamente protesta. E ne sono anche orgoglioso e fiero che siamo protesta, perché non possiamo ad oggi non protestare contro tutto quello che viene fatto sui nostri territori, assolutamente. Quindi è il nostro diritto protestare, è un nostro diritto far sentire la nostra voce quando i nostri territori vengono violentati dal punto di vista ambientale, con il problema Xylella, con il problema discariche, con il problema inceneritori, Cerano, Ilva. Come fai a non protestare quando chiunque di noi in famiglia purtroppo sicuramente avrà avuto un lutto dovuto al tumore? Sicuro, ce l'abbiamo avuto tutti. Perché? Perché appunto inquinano i nostri territori. Allora lì dobbiamo protestare. Però poi siamo anche proposta. Il nostro programma elettorale è incentrato soprattutto sulla rivalutazione della cultura e dell'istruzione, che sono i due pilastri fondamentali. Due pilastri fondamentali di una società civile moderna che possa chiamarsi tale. Allora, innanzitutto la cultura, perché abbiamo perso? Perché la cultura dell'Italia è vivere di cultura, lo è sempre stato, oggi ci hanno tolto anche questo diritto. Allora, il nostro programma elettorale è nato attraverso la parola dei cittadini. Siamo stati mesi, anni a parlare con i cittadini e a scrivere il programma elettorale partecipato, sentendo quelle che sono le esigenze, quelle che sono i problemi, quelle che sono le proposte. Ed è questo che noi facciamo e continueremo a fare, ascoltare e proporre le idee dei cittadini all'interno di un consiglio regionale. Allora, il programma è nato semplicemente andando ad analizzare quello che è il nostro territorio, che cosa ci offre oggi la Puglia? E Oria ne è un esempio lampante. Beh, la Puglia ci offre innanzitutto delle coste magnifiche, ci offre dei centri culturali, dei centri storici magnifici, architettura, archeologia, storia, tutto in maniera del tutto naturale, parchi bellissimi, parchi naturali, che ci sono stati appunto tramandati dai nostri antenati e che le attuali amministrazioni non hanno fatto altro che rovinare e continuare a violentare. Questa è la realtà. Allora, noi nel 2014 siamo stati giudicati dall'Only Planet e National Geographic, due delle riviste più importanti al mondo, la regione più bella al mondo. E pensate, questo è avvenuto tutto in maniera indiretta, perché viviamo di turismo indiretto, perché la regione non fa quasi niente. Figuriamoci se c'è una regione, dei consiglieri che ti amministrano e puntano assolutamente su cultura e turismo. Che cosa possiamo diventare? Possiamo diventare anche dal punto di vista economico con una rivalutazione ottima. Si creano posti di lavoro, basta guardare fuori la porta. Fuori la nostra nazione, ci sono nazioni con un patrimonio infinitesimamente più piccolo del nostro che riescono a sopravvivere di cultura e turismo. La realtà è questa. Non facciamoci abbindolare da chi ci dice che non è vero. Non è vero quello che dicono loro, perché basta informarsi. Un cittadino informato, un cittadino libero, lo dico sempre, libero di fare anche le giuste scelte quando poi sarà lì a mettere quella X o quel nome. Io solitamente nelle piazze in cui stiamo andando cerco di fare informazione, quell'informazione che molto spesso locale manca, non c'è, e spero che poi questa informazione che cerchiamo di trasmettere a voi, voi poi la portiate nelle vostre case, dai vostri amici. Cerco di dire ciò che i nostri amministratori a livello locale e a livello regionale continuano a fare.
Ed è per questo che oggi voglio darvi anche un'altra piccola informazione che forse è un qualcosa di qualche ora fa, forse non diranno neanche i telegiornali, e poi vi spiego perché. Allora, è arrivata una lettera intimidatoria in Parlamento ai nostri deputati, che dice testualmente, è brevissima: senatori, deputati, candidati e attivisti, questo è l'ultimo avvertimento. C'era un proiettile, ne abbiamo a sufficienza per tutti. Ecco, io voglio, per ricollegarmi a questo, voglio ricordare una frase di Gandhi, che parlando di quella gente che cerca di fare quella rivoluzione culturale e pacifica che noi cerchiamo di attuare, diceva sempre: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti temono, e noi siamo a questo step, e il quarto step, poi vinci. Quindi noi, lo step del 31 maggio sarà il quarto, quello di vincere e di cambiare e di attuare quella rivoluzione culturale che noi stiamo cercando di portare. Allora, il nostro programma, come vi dicevo, si incentra soprattutto su cultura, turismo, ovviamente ci sono tante altre, il cittadino è messo al centro con una possibilità di reddito minimo garantito per tutti, insomma, poi ve lo spiega sicuramente il nostro candidato presidente, ve lo spiegherà meglio. Che cosa abbiamo pensato quindi? Beh, innanzitutto, dal punto di vista pratico, una revisione della legge per la nomina di quelli che sono i punti cardini del settore cultura della regione, perché ad oggi ancora i dirigenti vengono nominati, ma non è possibile che vengano ancora nominati ad oggi, dopo tutto quello che fanno. Una valutazione curriculum, competenze, è questo che deve essere fatto, altrimenti come possiamo pretendere che poi i nostri centri storici, il nostro mare, le nostre bellezze culturali possano essere rivalutate se pensano solo ed esclusivamente ai loro interessi? Perché è questo che fanno, questa è la realtà. È perché noi ci mettiamo la faccia, e soprattutto nella gestione dei rifiuti, quando tu ci metti questa faccia, beh, la situazione diventa molto pericolosa, perché sappiamo cosa c'è dietro la gestione dei rifiuti. E non a caso Emiliano, il sindaco di Puglia, colui che vuole portare, che vuole diventare governatore della Puglia, in una convention, in un incontro così come oggi, ha detto testualmente: è impensabile che un candidato alla regione possa diventare presidente se si mette contro le lobby dei rifiuti, perché sono esse stesse a pagare le campagne elettorali. E noi dobbiamo sperare che una persona del genere ci governi? Come fa? Com'è possibile? Cioè, io davvero rimango allibito. Abbiamo poi tutta una serie di iniziative che possano agevolare la rivalutazione culturale a costo zero, e ricevendo però molti soldi, molti finanziamenti, innanzitutto con un utilizzo oculato dei fondi europei che continuiamo a perdere proprio per mancanza di persone adeguate nei posti, diciamo così, strategici. Non riescono a presentare progetti all'altezza, e questa è la realtà. Ci sono situazioni che ti permettono, c'è un, ora no, non voglio entrare troppo nei tecnicismi, no? Però c'è un modello ormai mondiale di sviluppo che si chiama il crowdfunding, che è un sistema online di recepimento di fondi attraverso delle donazioni del tutto naturali di privati su specifici progetti. Io presento un progetto, bello definito, dico qual è il costo, lo metto online su internet, tutte le persone del mondo che lo vedono a livello internazionale, se dicono che il mio progetto è valido, possono fare una donazione. Allora io vi dico, per formazione culturale sono un dottore in archeologia, ho fatto un anno da ricercatore, quindi ho assistito a numerose tesi e quant'altro. Io vi dico ad esempio che con questo sistema sono stati recuperati oltre 50 milioni di euro per un progetto in Islanda, per un progetto di cultura.
Allora, perché non farlo anche qui da noi? Una cosa semplicissima, è a costo zero, non costa niente. Ci vuole solo la volontà, bisogna solo volerlo fare, voler il cambiamento, un cambiamento culturale, è quello che chiediamo. Una rivoluzione culturale, pacifica, noi è questo che vogliamo. Davvero, io non vorrei parlare di tantissime altre cose, perché poi mi occupo di culture, quindi stiamo vivendo quella riforma delle province, la chiusura del museo provinciale, della biblioteca, soldi che dicono che non ci sono, sì, non ci sono per noi, proprio perché ad esempio per la riforma delle province ci hanno tagliato nuovamente, solo per la provincia di Brindisi, 400.000 abitanti, hanno tagliato altri 6.800.000 euro. Beh, però 2 settimane fa sono uscite le liquidazioni degli attuali consiglieri e in una 50 di consiglieri si stanno dividendo la bellezza di oltre 14 milioni di euro. Allora per noi non ci sono i soldi, ma per loro, per le loro tasche ci sono sempre. Come sapete, noi a tutto questo poi rinunceremo, non prenderemo gli stessi stipendi loro, non prenderemo vitalizi e, insomma, e quant'altro, ma questo io penso che chi è qui oggi già lo sa, quindi sarebbe solo una ripetizione. Ho detto, da dire ce ne sarebbe davvero tanto tanto altro. Io vi dico solo una cosa, noi come Movimento 5 Stelle il 25 aprile non l'abbiamo festeggiato, la liberazione non l'abbiamo festeggiata. Aspettiamo il 31 di maggio, perché sarà la nostra liberazione per la Puglia dagli attuali amministratori. Grazie.